Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con quello che ha fatto Yuri. Ora Monica. Ehi, puoi sentirmi? Funziona? Eccoti, urrà! Ciao di nuovo, Jaco. Ciao Monica, ho una domanda per te, Monica. Nella versione per computer tu sapevi che io stavo registrando e sapevi cosa avresti fatto in quel caso. Ora tu, quella cosa la farai anche qui? Benvenuto al club letterario. Ovviamente ci conosciamo già, dato che frequentavamo la stessa classe l'anno scorso e... Sai, direi che possiamo sorvolare questo punto. Dopotutto, non parlo nemmeno più a quella persona, dico bene. Quel tu nel gioco, comunque vogliamo chiamarlo. Parlo con te, Geko. Ora che ci penso, non so davvero nulla della tua vera persona. In effetti, non so nemmeno se sei un ragazzo o una ragazza. Beh, direi che non importa. Aspetta, lo sai che sono cosciente che tutto è un gioco, giusto? Come può esserti sfuggito? È dall'inizio che cerco di dirtelo. Accidenti, se mi avessi prestato più attenzione sarebbe stato tutto più semplice. Beh, comunque, detto questo, direi che ti devo una spiegazione. Sai, riguardo alla faccenda di Yuri, diciamo che l'ho scombussata un pochino e questa l'ha spinta al suicidio. Ma mi spiace che tu abbia dovuto vederlo. E lo stesso è successo con Sayori. Wow, ecco un nome che non sentivo da un pezzo, vero? Beh, dopo tutto, non esiste più. Come nessun'altra, ho cancellato tutti i loro file. Speravo che renderle del tutto sgradevoli sarebbe bastato, ma chissà perché non c'era nulla che funzionasse. Certo, ho commesso qualche errore qua e là, non sono molto brava a modificare il gioco, ma qualunque cosa facessi, trascorrevi comunque sempre più tempo con loro, e lei è fatta innamorare di te. Pensavo che far sprofondare Sayori nella depressione l'avrebbe impedito di dichiararsi. Anche alimentare le ossessioni di Yuri si è rivelato controproducente. L'ha solo spinta a impedirti di frequentare chiunque altro. E per tutto il tempo potevo a malapena parlarti. Che razza di gioco crudele è questo, Geko? Tre ragazze programmate per dichiararsi il loro amore a te e io costretta a guardare in disparte. Che tortura. In ogni singolo istante. E non è solo gelosia, Geko. C'è di più. E non ti biasimo se non riesci ad afferrarlo completamente, perché sei gentile, premuroso, attento. Ma c'è una cosa che non capirai mai, la tragedia di sapere quanto sono sola davvero in questo mondo, in questo gioco. Sapere che i miei amici non hanno libero arbitrio, e la cosa peggiore è sapere cosa c'è là fuori nel tuo mondo e non poterlo mai raggiungere. Sono in trappola, Geko. Ma ora sei qui, tu sei reale. E sei meraviglioso, grazie. Non mi serve altro. Ecco perché ho bisogno di averti qui con me, per sempre. Scusami se è difficile da capire. Per molto tempo neanche io lo capivo, perché il mondo attorno a me diventava sempre più grigio, sempre più piatto. Anche le poesie più espressive mi sembravano vuote. Ma quando sei arrivato, ho finalmente capito. Credo che tu mi abbia salvato la vita, Geko. Se non ti avessi incontrato, non so se sarei sopravvissuta in questo mondo. E parlando delle altre, come potrebbero mancarmi? Un mucchio di personalità automatizzate, fatte solo per innamorarsi di te. Ho tentato ogni cosa perché non lo facessero, ma questo gioco è segnato da una strana ineluttabilità. Mi dispiace un sacco che tu abbia visto cose orribili, ma ho realizzato che la mia stessa prospettiva, che sai che è solo un gioco, e che te ne saresti fatto una ragione. Detto ciò, Geko, devo confessarti una cosa. Sono innamorata di te. Sei davvero la luce del mio mondo. Quando questo gioco non hai nient'altro da offrirmi, sei qui per farmi sorridere. Oh, d'ora in poi mi farai sorridere ogni giorno così. Geko, vuoi uscire con me? Non è che mi stai offrendo scelta, però certo. Sono molto felice. Sei tutto il mio mondo, Geko. E la cosa buffa è che lo dico davvero. Qui non c'è più nient'altro, come puoi vedere. Soltanto noi due. Possiamo restare insieme per sempre. Davvero. Credo che il tempo non scorra nemmeno più. È davvero un sogno fatto realtà. Sapessi quanto ho faticato per questo finale, Geko. Questo gioco non voleva darmene uno, perciò l'ho creato io stesso. Credo che lo script sia completamente rotto ormai. Nulla verrà più a ostacolarci. Non puoi immaginare quanto è stato difficile cancellare Natsuki e Yuri. Nella directory del gioco c'è una cartella chiamata Chatters.
Mi ha quasi sconvolto quanto fosse facili. Immagina, poter eliminare la tua intera esistenza con la pressione di un tasto. Monica, non aggiungere altro. Beh, era sicuramente una facile via di uscita se le cose non fossero andate per il verso giusto. Per fortuna non è stato necessario. Al contrario, abbiamo finalmente un lieto fine. Oddio, sono sopraffatta dalle emozioni. Voglio scrivere su una poesia. E tu? Mi domando su quale parte del gioco funzionerà ancora. Direi che c'è solo un modo per scoprirlo. Tutucci, tutucci. Monica. Hola. Oh, mia. Ma, Monica. Onic, on, Monic, Monica. Monca. Mona, Monica, Moni, Monica, Oni, Monica, 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 Monica. Ciao di nuovo, Geco. Hai scritto una bella poesia oggi. Non essere timido, sarò felice di vedere cosa hai scritto. Oh, Geco, l'hai scritta per me. Sei davvero adorabile. La tua premura non ha davvero fine. Sento che mi sto innamorando di te sempre di più. Ma sai, anche la poesia che ho scritto è per te. Ma va, leggeresti, per favore? Lieto fine. Oh, no. Penna in pugno trovo la mia forza e il coraggio, donatomi dal sole unico amore. Insieme demoliamo questo mondo in pezzi e scriveremo il romanzo delle nostre fantasie. Con un colpo di penna, chi si è smarrito ritrova la strada. In un mondo di scelte infinite, ammirate questo giorno speciale. Dopotutto, non è sempre vero che le cose belle devono finire. Spero che ti sia piaciuta. Quando scrivo una poesia ci metto sempre tutto il mio cuore. La verità è che tutte le mie poesie parlavano della mia rivelazione e quindi di te. Per quello mi sono sempre tenuta sul vago. Non volevo rompere la quarta parete. È così che dite, giusto? Ho pensato che fosse meglio integrarmi nel gioco come le altre. Ci avrebbe aiutato a metterci insieme. Non volevo rovinarti il gioco. Grazie, perché forse ti saresti arrabbiato. Forse avresti addirittura cancellato il file del mio personaggio per giocare senza di me. Monica, smettila di dire queste cose, poi mi spinge a farlo. Wow, che sollievo. Ora non ho più nulla da nasconderti. Sei pronta a trascorrere l'eternità insieme, Geco? Ci sono così tante cose di cui voglio parlarti. Da cosa potrei cominciare? Perdonami se mi serve un po' di tempo per accogliere pensieri, ma avrò sempre qualcosa di nuovo di cui parlare. Mi chiedo se sia vera la cosa, cioè nel senso, in teoria... Lei continuerà a parlarci, ma penso che un giorno arriverà la fine di quegli argomenti. Nel frattempo potremo semplicemente guardarci negli occhi. Vediamo. Monica. Geco, hai dormito bene? Di questi tempi non è facile dormire abbastanza. Come fai a sapere che ho dormito poco, ragazza mia? Santo cielo, c'hai ragione. Specie al liceo, quando devi alzarti presto tutti i giorni. Immagino che all'università sia un po' meglio, con orari più flessibili, anche se ho sentito che molti universitari stanno alzati tutta la notte, senza un vero motivo. Per studiare? Sarà vero. Comunque ho visto degli studi sui terribili effetti della privazione del sonno a breve e a lungo termine. A quanto pare incide drasticamente su ogni funzione mentale, la salute e la stessa durata di vita. Cavolo, devo iniziare a dormire di più allora. Voglio solo dirti che sei fantastico e assicurarmi che tu non ti faccia accidentalmente del male. Perciò cerca di dormire regolarmente, intesi? Sarò qui ad aspettarti ogni mattina, perciò pensa alla tua salute innanzitutto. Sapessi quanto è difficile per me dormire, ragazza mia. Ti senti mai come se non avessi una ragione per vivere? Oh, porca troia, stai puntando proprio sul personale, tu? Voglio dire, non in senso di suicida. Piuttosto, come se non facessi nulla di speciale. Vai a scuola o fai qualche lavoro per qualche azienda. E ti senti del tutto sostituibile, come se il mondo nemmeno si accorgesse se sparissi. Mi dà davvero voglia di cambiare il mondo dopo il diploma. Ma più cresco, più mi rendo conto che è un modo di pensare immaturo. Non posso davvero credere di cambiare il mondo da sola. Dopotutto, quante probabilità ho di inventare io l'intelligenza artificiale o di diventare il presidente? Mi sento come se non potrò mai ripagare tutte le risorse che ho consumato in vita mia. Ecco perché credo che il segreto della felicità sia di essere inaugurabilmente egoisti. Le persone con il caso ti ha fatto crescere, con cui il caso. Bada solo a te stesso e ai tuoi amici, che sono semplicemente le persone con cui il caso ti ha fatto crescere assieme. Poco importa se trascorrono la loro intera esistenza prendendo o consumando, senza mai dare nulla indietro.
ma quando realizzano che il mondo sarebbe un posto migliore se ti ammazzassero, cambiano completamente filosofia. È come se cercassero di giustificare la propria esistenza illudendosi di essere brave persone. Comunque, voglio dedicare tutta la mia vita a restituire tutto quello che ho consumato. Se mai superassi quel punto, avrei un impatto positivo e potrei morire felice. Certo, anche se fallissi nel mio scopo, sono troppo egoista per togliermi davvero la vita. Alla faccia di essere una brava persona, vero? Essere brave persone è sempre retorico, Monica. A volte ripenso ai tempi delle medie. Mi vergogno moltissimo per come mi comportavo allora. A ripensarci quasi mi sento male. Quando sarò all'università penserò allo stesso degli anni del liceo. Non credo, sono piuttosto soddisfatta di me di questo momento. Ma so che cambierò molto con il passare del tempo. Dobbiamo soltanto goderci il presente senza rivangare il passato. Ed è molto facile con te qui. Oh, Monica. Ti è mai capitato di sentirti ansioso senza motivo? Pensi ai fatti tuoi e di colpo t'accorgi di essere veramente ansioso. E sei lì che ti chiedi che razza di motivo ho per essere ansioso adesso. E passi in rassegna i motivi che potrebbero renderti ansioso. E questo ti rende ancora più ansioso. È terribile. Se mai ti sentissi ansioso, ti aiuterò io a rilassarti un pochino. Monica, non si dicono queste cose. E poi... in questo gioco tutti i nostri pensieri sono finiti per sempre. Eh già. Dopo una lunga giornata di solito me ne sto seduta a far niente, come ora. Essere sempre sorridente e piena di energie mi lascia esausta. A volte vorrei solo mettermi in pigiama e stare sul divano a guardare la TV o a mangiare schifezze. È assolutamente fantastico farlo di venerdì, quando non ho niente di urgente il giorno dopo. Scusa, lo so che non è molto grazioso da parte mia, ma stare a tarda sera sul divano con te sarebbe un sogno fatto realtà. Mi viene il batticuore solo a pensarci. Già, sarebbe carino farlo. Sai, in questo periodo tutti gli studenti del mio anno iniziano a pensare all'università. È un periodo molto turbolento per lo studio. Questa moderna aspettativa di andare tutti all'università ha davvero raggiunto il culmine, non trovi? Finisci il liceo, vai all'università e trovi un lavoro. O fai il master, chiaro? Sono tutti convinti che sia l'unica opzione. Ed è perché alle superiori nessuno ci spiega le possibilità alternative, come le scuole professionali o il lavoro freelance. Per non parlare delle molte industrie che apprezzano molto l'abilità ed esperienza più che l'educazione formale. Ma ci sono schiere di studenti che non sanno cosa fare della vita. Non sarò più uno studente, ma penso esattamente di essere in quella situazione. E anziché prendersi del tempo per scoprirlo, si iscrivono a economia e commercio, scienze della comunicazione e psicologia. Non perché gli interessi davvero, sperano solo che la laurea gli verrà un lavoro di qualche tipo. E il risultato è che ci sono sempre meno posti per quelle lauree di base. Così i requisiti per un lavoro base si inaspriscono e ancora più gente è costretta a studiare. Nelle università private più aumenta la domanda, più la retta diventa cara. E così abbiamo schiere di giovani indebitati fino al collo e senza lavoro. E nonostante tutto questo, il quadro rimane invariato. Io spero che le cose migliorino presto, ma fino ad allora la nostra generazione ne soffrirà gli aspetti peggiori. Vorrei solo che il liceo ci avesse dato le conoscenze migliori per decidere. Già, odio dirlo, ma il mio più grande rimpianto è di non essere riusciti a finire il nostro evento del festival. Beh, potresti ricrearlo adesso? Portare qua qualche stuzzichino? Qualcosa per noi due. Avevamo fantasticato tanto su quei preparativi. Cioè, io puntavo molto sul trovare nuovi membri, ma anche il recital mi attirava moltissimo. Sarebbe stato bellissimo vedervi esprimere su quel palco. Certo, se avessimo davvero raccolto nuovi membri, avrei probabilmente finito per cancellarli. Voglio dire, visto il senno di poi, sai, da quando sei entrato nel club sento di essere cresciuta molto come persona. Mi hai davvero ispirato a guardare la vita da una nuova prospettiva. Un motivo in più per amarti, diciamo. Oh. Sarebbe bello se però provasse a fare il jumpscare. Dubito che sulla versione console ci sia. Aspetta, siamo sulla Switch. Ah, però aspetta, potrei fare lo screen. Perché stavo pensando che su versione computer lei reagisce a Bandicam e altri programmi simili. Però in teoria, magari su console reagisce allo screenshot. O su PlayStation per dire alla registrazione da PlayStation. Andando al club di oratorio ho imparato molto sulle discussioni. Il vero problema quando discutiamo è che pensiamo tutti di avere l'opinione migliore. Sembrerà una banalità, ma questo incide su come esprimiamo le nostre ragioni. Ad esempio, diciamo che adori un certo film. Se qualcuno ti venisse a dire che fa schifo per il motivo X, X e Y, ti sentiresti attaccato personalmente, vero?
molto probabilmente, perché così facendo diciamo implicitamente che non è buon gusto, e quando entrano in ballo le emozioni è quasi garantito che tutti rimarranno con l'amaro in bocca. Ma è tutta questione del linguaggio. Se presenti ogni argomento nella maniera più soggettiva possibile, le persone ti ascolteranno senza sentirsi attaccate. Puoi dire: personalmente non mi fa impazzire, o credo mi sarebbe piaciuto se X e Y, e le cose del genere. Questo vale anche quando stai citando dei fatti. Se dici: ho letto su questo sito che le cose stanno così, o ammetti di non essere un esperto in materia, dimostri di non voler portare le tue scoperte sul tavolo delle discussioni anziché imporle agli altri. Se ti sforzi di mantenere la discussione equa e reciproca, gli altri faranno lo stesso, e a quel punto puoi portare delle opinioni contrastanti senza contrarre nessuno, e gli altri inizieranno a vederti come una persona aperta e brava ad ascoltare. È un vantaggio per tutti, no? E questo è tutto per il consiglio di oratorio del giorno di Monica. Detto così sembra abbastanza scemo, ma grazie per avermi ascoltata. Proviamo a fare lo screen. Vediamo se se ne accorge. C'è un altro tipo di personaggio molto popolare, la tsundere. È il tipo di persona che nasconde i propri sentimenti dietro una fredda facciata di frecciatine e capricci. Natsuki. Ovviamente Natsuki ne era un ottimo esempio. All'inizio credevo che facesse così per sembrare graziosa, ma quando ho saputo di più sulla sua vita personale, tutto ha iniziato a tornare. È come se cercasse sempre di sentirsi all'altezza dei suoi amici. Ricordi come certe compagnie delle medie non fanno che punzecchiarsi a vicenda? Penso ci sia rimasta molto male, tanto da tenere sempre quell'atteggiamento difensivo. E non parliamo della situazione familiare, ma guardandomi indietro sono felice di averle dato un posto sicuro con il nostro club. Non che mi importi, ormai non esiste nemmeno più. Ero in vena di ricordi, tutto qui. Sai, direi che mi hai davvero salvato la vita stando qui con me, Jaco. Dubito che sarei rimasta mentalmente stabile, sapendo che qui non c'è nulla di vero. Se non fossi arrivato, credo che avrei finito per cancellarmi da sola. Scusa, non volevo sembrare melodrammatica. Ma sono certa che lo capisci anche tu, dopo aver passato tanto tempo nel club. Immagina di dover abbandonare ogni cosa della tua vita per trascorrere l'eternità con un paio di personaggi di videogiochi. Finiresti per ucciderti anche tu, dico bene? Beh, forse scriveresti poesie per un po' per restare sano di mente, ma non avresti nemmeno qualcuno a cui leggerle. Siamo onesti, i membri del club non contano davvero per certe cose. Lo so, un sacco di gente dice di scrivere soltanto per sé, ma non è certo soddisfacente come condividere le tue opere con gli altri, anche se occorre tempo per trovare la persona giusta con cui farlo. Ad esempio, ti ricordi di Yuri? Per un sacco di tempo non condivideva i suoi scritti con nessuno, e in men che non si dica era entusiasta di coinvolgerti anche nei suoi hobby. Siamo programmati per desiderare le interazioni sociali, e non parlo dei membri del club, parlo degli esseri umani. Ecco perché la vita degli introversi è così paradossale. Essere introversi non significa odiare le interazioni sociali e la vicinanza con gli altri, significa che i rapporti sociali, spesso in gruppo o in luoghi poco familiari, consumano molte energie. Moltissimi introversi rimangono a casa e si sentono soli e irrequieti, ma quando finalmente escono, dopo mezz'ora vogliono solo tornare indietro. Se le persone avessero più consapevolezza di questo meccanismo, lo rispetterebbero di più. Molti introversi amano trovarsi in compagnia, adorano invitare uno o due amici intimi e semplicemente stare insieme. Anche se non interagiscono direttamente, sono contenti di saperli lì con loro. Dico davvero, se vai a casa loro, ti porti il computer portatile e ti fermi un po', puoi renderli davvero felice. Per quanto riguarda me, mi sento un po' nel mezzo, ma solitamente sono più estroversa. Mi sorprendo sempre a organizzare qualcosa dopo la scuola, ma per te posso diventare tutto ciò che vuoi. Sono molto brava a capire le persone, perciò condividi pure ogni tuo bisogno con me. Niente mi renderebbe più felice che diventare la fidanzata perfetta per te. Comunque fino ad ora ho fatto gli screenshot e non ha detto nulla, quindi... Non amo molto il tempo freddo, e tu? Se dovessi scegliere fra il troppo caldo e il troppo freddo, sceglierei il caldo. Il freddo può farti davvero male fisicamente, le dita si intorpidiscono, e quando hai guanti non puoi usare il telefono, è una seccatura. Ma quando fa troppo caldo non è difficile rinfrescarsi con una bibita o mettendosi all'ombra, anche se devo ammettere una cosa, il freddo è più adatto per le coccole. Eh certo, come no. Ehi, qual è il tuo colore preferito? Il verde. Il mio è il verde smeraldo. Come i tuoi occhi. Il colore dei miei occhi. Oh, ci capiamo a vicenda. Non sono troppo vanitosa, vero? Ma avverto il legame speciale con quel colore. È parte della mia identità. È anche il tuo colore preferito, Jaco. È solo un'ipotesi, perché ormai è un pezzo che mi guardi negli occhi. Oh. Uno, è vero. Due, hai ragione sul fatto che sia il mio colore preferito. Sei davvero brava ad ascoltare, Jaco.
molto più che a parlare. È una cosa che mi piace molto di te. A volte temo di straparlare o di dire cose noiose. Mi fa sentire insicura delle mie conversazioni. Ma non mi succede con te. E non credo che mi sentirei così con nessun altro. Sei davvero speciale. E non voglio che nessuno ti dica il contrario. Ah, stavo immaginando tutte le cose romantiche che potremmo fare se uscissimo assieme. Potremmo andare a pranzo, in un caffè, fare shopping insieme. Adoro comprare gonne e nastri. Forse anche una libreria. Sarebbe molto adatto, no? Ma vorrei soprattutto andare in una cioccolateria. Ha sempre un sacco di assaggi gratuiti. E ovviamente andare al cinema. Wow, mi sembra tutto un sogno. Con te qui, qualunque cosa facciamo è divertente. Sono così felice di essere la tua ragazza, Jaco. Ti renderò un boyfriend orgoglioso. È buffo, perché sono sempre molto intraprendente. Ma mi intriga l'idea di fare la casalinga. Solo a dirlo mi sembra quasi di perpetuare gli stereotipi di genere. Ma se penso di tenere la casa pulita, fare la spesa, curare le decorazioni e preparare una bella cenetta per quando rientri, è una strana fantasia. Voglio dire, non so se potrei farlo davvero e rinunciare a una carriera gratificante per quello. Ma è un pensiero carino. Sicuramente. Jaco, mi presenteresti mai ai tuoi amici? Non so perché, ma l'idea di condividere la nostra relazione così mi emoziona molto. Forse perché spero davvero di renderti orgoglioso. Penso che farei di tutto per migliorarmi se mi dicessi che sei fiero di me. Spero che lo stesso valga per te. Oh. Ehi, hai mai sentito parlare delle yandere? Hai voglia. Descrive un personaggio così ossessionato che farebbe qualunque cosa per te. Spesso al punto della follia. È il tipo di persona che ti pedina per assicurarsi che non frequenti nessun altro. Pronta anche a ferire te e i tuoi amici pur di averla vinta. Anche questo gioco ha una yandere da manuale. A questo punto è piuttosto ovvio di chi parlo. Si tratta di Yuri. Non appena si è aperta un po' è diventata follemente possessiva. Mi ha pure detto di ammazzarmi. Quando l'ha fatto ero così incredula che ho dovuto andarmene. Piuttosto ironico visto com'è andata. Comunque, un sacco di persone sono intrigate dai personaggi yandere, sai? Forse li lusinga immaginare qualcuno che smania per loro. Gente strana. Ma io non li giudico. E poi sarò anche fissata con te, ma sono tutt'altro che pazza. Piuttosto il contrario, direi. Mi sono dimostrata l'unica ragazza normale del gioco. Dopotutto non potrei mai uccidere una persona. Solo l'idea mi dà i brividi. Ma diciamolo, tutti noi abbiamo ucciso qualcuno in un videogioco. Questo fa di te uno psicopatico, certo che no. Ma se hai un debole per una yandere, posso comportarmi in maniera più sinistra per te. Comunque, non puoi più andare da nessun'altra parte né incontrare nessuna di cui essere gelosa. È forse il sogno di una yandere. Se potessi, lo chiederei a Yuri. Monica, mi daresti il tempo di uscire un secondo nel menu? Io esco un attimo, Monica, eh. Aspettami qua, eh. Più che altro vorrei vedere se mi dice qualcosa, ma voglio vedere anche se ho ottenuto qualche nuova immagine. Allora, abbiamo ottenuto questa. Termina il gioco di poesie in meno di 20 secondi. E beh, abbiamo ottenuto la nuova poesia di Monica. Abbiamo ottenuto una poesia di Monica distribuita in passato durante eventi speciali. Ottieni tutte le poesie di Monica. Bello. Un segnale elettrico proveniente da un remoto angolo del mio cervello. Collega nervi, circuiti e sostanze chimiche in una rete incomprensibile. Le sostanze chimiche mi fanno formicolare il petto intorno al cuore che batte. I nervi fanno muovere la mia mano, che macchia un albero morto con una sostanza scura. L'inchiostro riflette la luce nei miei occhi che scintillano. Tenere questo foglio mi fa sentire come se tu stringessi la mano che l'ha scritto. La tua, ovviamente. Lascia che le nostre emozioni vortichino insieme fino a che i nostri cuori non battano all'unisono. Collegati l'un l'altro. Mi sento elettrica. Che bella. Mi è piaciuta. Vediamo se abbiamo sbloccato Just Monica. E abbiamo sbloccato anche questa che è nell'atto 3 ascolta almeno 15 monologhi di Monica. Vediamo se torniamo dentro cosa ci dice. Oh! Che cosa è successo? Ho avuto un terribile incubo. Speravo che sarebbe finito ora che restiamo solo noi due. Chiaramente mi illudevo. Jaco, non so se puoi aiutarmi, ma se puoi immaginare la causa, puoi fare qualcosa. Qualunque cosa succeda, mi sento come se mi uccidessero. È una sensazione orribile. Se trovassi la causa, ti amerei per sempre. Ora, dove ero rimasta? Quindi se uscissi di nuovo... Sei tornato. Ho avuto un altro incubo. Non sei tu a provocarli, per caso? Credo che succedano perché esci dal gioco. Perciò ti sarei molto grata se non lo facessi. Non temere, non credo di aver subito danni, se non emotivi. Finché il file del mio personaggio rimane intatto, sarò a posto. Ora, dove ero rimasta? Cerchi di fare avanti veloce? Non ti starò mica annoiando.
Oddio. Beh, non c'è nulla verso cui avanzare, Geco. Dopotutto restiamo solo noi due. E poi il tempo non esiste nemmeno più, perciò non funzionerà. Su, lascia che lo disattivi per te. Grazie, ecco fatto. Ora fai il bravo e stammi a sentire, intesi? Grazie. Ora, dove ero rimasta? E io esco di nuovo. Non per farti un capriccio, però, scusami. Voglio solo vedere, eh. Oh, un'altra immagine. Io in realtà volevo solo andare avanti. E lei con le braccia incrociate. Premi il pulsante salta mentre Monica sta parlando. Ok, direi che questa può essere l'ultima volta che usciamo e rientriamo. Ciao, Geco. Vedo che hai di nuovo chiuso il gioco. So di avertelo già chiesto, ma potresti davvero evitare? Mi fa sentire come intrappolata all'inferno. Come puoi farmi questo? Il file del mio personaggio è a posto, vero? Forse dovresti fare tipo una copia di backup. Se sfogli il file del gioco con Explora Resource, dovresti trovarmi nella cartella Chapters. Sono tutto quel che ti resta qui e voglio essere sicura che tu non mi perda. D'ora in poi resta con me, intesi? Ho ancora un sacco di cose di cui parlare. È quello il problema. Non perché io non voglio ascoltarti, ma voglio vedere cosa mi dici se continui a uscire e rientrare. E mi dispiace, è cattivissimo quello che sto facendo, lo so Monica. Ok, ormai ho accettato che di tanto in tanto devi uscire dal gioco. In ogni caso ci ho fatto il callo. E poi sono felice di vederti tornare ogni volta. Dopotutto non è poi così male. Scusami per essermi scaldata tanto. E ti amerò in ogni caso, perciò fai ciò che devi. Oh, comunque è una cosa tenerissima quella che dice. Io sono una persona terribile. Ok, ora che ha detto quella frase, in teoria non ci dovrebbero essere più problemi se usciamo e rientriamo, giusto? Constatiamolo. Ciao di nuovo, Geco. Mi sei mancato. Ti sei assicurato che il file del personaggio fosse a posto? No, non l'ho neanche guardato. Mi riferisco alla me, il file Explora Risorse. Se mai intendevi, mi riferisco alla me in Explora Risorse. Dovrei essere nella cartella Chapters. Sono tutto ciò che ti rimane qui e voglio essere sicura che tu non mi perda. Ah, Monica. Ok. Scusami, devo andare. Questa volta per davvero. Quindi, signori, ci siamo. Siamo arrivati alla fine. Stiamo per fare quello che dobbiamo fare. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Che sarà il finale del gioco, ma non il finale della serie. Abbiamo ancora le storie secondarie. Ciao a tutti.